tipico dell'attività bancaria, il rischio di credito aumenta sempre in occasione di momenti di recessione, li vediamo già, questa è la recessione 92-93, riduzione del PIL, seguita dall'incremento delle sofferenze, dai tassi di decadimento. Il tasso di decadimento è il rapporto tra le nuove sofferenze sui prestiti che non sono in sofferenza, quindi i crediti vivi. Quindi ci dice quanto i prestiti entrano in nuove sofferenze. Il rischio di credito rispetto ad una recessione tutto sommato contenuta in quegli anni, ora siamo qui e questo è destinato a crescere. Come si fa ad avere credito? Cioè, quali sono i requisiti per avere credito? Cioè, ci aiuti ad aiutarla a, come dire, fare delle domande che siano credibili e quindi finanziabili? Io devo dire però che nella mia carriera di 34 anni ho cambiato anche 4 istituti di credito. Io vengo da un credito, quindi conosco le grandi realtà, conosco la realtà dove sono. Noi siamo una banca del territorio e secondo me è fondamentale, io sono arrivata a Monza un anno e mezzo, è una realtà che non conoscevo, è una realtà che stimo tantissimo, perché qui devo differire da tutti i dati che correttamente ha dato la professoressa, la zona di Monza che io dirigo ha aumentato nel 2012 gli impieghi. Questo vuol dire che noi ci siamo affiancati in prima persona e tutti i miei collaboratori che ringrazio perché i risultati ufficiali della nostra banca sono arrivati 7 giorni fa, vuol dire che abbiamo capito quali sono le esigenze delle piccole e medie imprese. È importante questo, io credo sia fondamentale, cioè ci deve essere proprio un lavorare insieme e poi mi riaggancio a quello che diceva la professoressa anche. Specialmente noi che siamo comunque una banca del territorio, una banca popolare, nel momento in cui noi raccogliamo denaro, e questo lo dico con grande soddisfazione, io parlo per la zona di Monza ma anche a livello istituto, noi abbiamo oggi una raccolta del 353% oltre budget come zona, quindi vuol dire che la possibilità di impieghi c'è, ok? È chiaro che non c'è nel momento in cui dobbiamo dire dall'altra banca mi sta chiudendo i fidi, intervenite voi, così non ci riescono, siamo così bravi, però si può studiare, si può fare, però io personalmente a tutti i miei dico, noi abbiamo, nel momento in cui diamo denaro, noi non stiamo dando denaro nostro, ma stiamo dando denaro della banca nella quale lavoriamo, abbiamo degli obblighi di correttezza nei confronti degli investitori che credono in noi. Passerei a questo punto la parola a Massimo Giorgi di Fondacom, perché come abbiamo visto questa mattina uno degli elementi fondamentali del passaggio tra razionalizzazione dei costi e investimento è la formazione. Ora, aver ottenuto questo risultato, cioè di aver preso coscienza che è importante la formazione delle proprie risorse umane, ci si pone il problema del dove reperire i fondi per poter procedere alla formazione. Una delle soluzioni più comunemente riconosciute, anche se non necessariamente più utilizzate, anzi probabilmente presso i commercialisti è anche abbastanza sconosciuta, è quella dei fondi quello dei fondi finanziati, della formazione finanziata, che però, e quindi passo la domanda a Giorgi, ha soprattutto nelle imprese di piccole e medie dimensioni comporta l'accantonamento di importi di piccole dimensioni, e quindi che cosa ci guadagna davvero l'impresa, soprattutto se ha dimensioni piccole ancor più che medie? Anche un pochettino ribaltandolo, cioè non solo che cosa ci guadagna un'azienda allora quando chiede poi un finanziamento a un fondo interprofessionale, io mi occupo della promozione del fondo paritetico interprofessionale nazionale Fonarcom, ovvero uno dei fondi che si occupa appunto del finanziamento della formazione.
Ribatterei la domanda in questo senso, non che cosa ci guadagna l'azienda, ma che cosa ci perde a non farlo. L'INPS preleva, praticamente riceve una parte della busta paga, no? Per questi corsi di formazione. Io faccio la domanda, no? Perché voglio formare i miei dipendenti. Io quale altro onere aggiuntivo ho, oltre quello che si è beccato l'INPS? Ma diciamo così, anzitutto non si tratta di corsi che sono organizzati dal fondo, su questo punto poi magari darò spiegazioni più di dettaglio, ma ci tengo a sottolineare il fatto che i fondi interprofessionali come Fonarcom non organizzano corsi di formazione, non è il nostro ruolo, noi non facciamo corsi di formazione, noi finanziamo corsi di formazione che sono ovviamente erogati da altri soggetti, che possono essere l'azienda stessa o enti di formazione specializzati in questo, consulenti specializzati in questo. Quali sono le modalità per ottenere i finanziamenti? Beh, sono molteplici, io farò subito a seguire una rapida carrellata. Allora, ci sono diversi strumenti, fra cui alcuni molto più complessi da un punto di vista anche di rendicontazione, altri invece molto più snelli che abbiamo creato proprio per, abbiamo creato noi di Fonarcom per venire incontro alle reali esigenze delle aziende sul territorio. Quindi avrò un focus soprattutto su alcuni strumenti che vi anticipo già, si chiamano conto formazione aziendale o aggregato, che sono strumenti che sono stati creati proprio per la realtà, l'esatta realtà aziendale.